Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Notate qualcosa di nuovo particolare in me? Lo so, questa nuova sciarpa. Comunque oggi mi voglio mettere alla prova, voglio fare un bel circuito in verticale, un circuito Ninja Warrior, sarà abbastanza complesso. Io direi già di partire dagli attrezzi, ecco. Io direi di partire prima agli anelli, con la verticale agli anelli. Poi scenderò giù, camminerò un po' per terra, salirò qua. Poi camminerò un po' su questi cosini, che già salire è una roba complicata. Poi passerò direttamente qui, farò una bella iguana in standing camminata, spero di non cadere. Ritorno sulle parallele, salgo, salgo, inizio piano piano a salire sempre più in alto, come notate. Piano piano salgo qua, inizierò a camminare in presa longitudinale, camminerò qui, salirò piano piano, step by step. Qua sarà un'impresa dura a salire perché dopo salgo qui, cammino ancora, cammino ancora, cammino ancora. Da qui farò un cambio, arrivo qua, un altro cambio, cammino, 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 cammino e qua arriva il traguardo al mio recovery amminos, che vediamo se me lo meriterò dopo tutto questo circuito. Dai, spero di farcela, non ho ancora provato, quindi sarà il momento diretto durante la ripresa, voglio tentare fare questo circuito. Io sono pronto e tra poco iniziamo. Ok ragazzi, sono carico. So già che farlo tutto diretto senza cadere è un'impresa veramente impossibile. Più che altro cercherò di completarlo in minor tempo possibile, però mettiamo un limite, facciamo magari che se cado tipo più di 5 volte eliminato. Quindi posso riprendere, basta che non supero 5 volte le cadute. Partirò con 5 secondi di isometria e parto. 3, 2, 1, via. 2, 4, 5. Ok. Ah, cavolo, troppo lontano. Siamo già a uno. Riposiamoci. Riposiamoci. Ah, dai! 2. Minchia! Siamo già a 3. Ragazzi, è una cosa veramente tosta. Vabbè. Mi sono sopravvalutato un po' tanto anche. Cioè, riprendiamo. Faccio troppo schifo. 4. Raga, facciamo di. Siamo già a 4. No, faccio troppo schifo, raga. Mi sono sopravvalutato. Pensavo fosse anche facile. Poi devo salire fino là, ma siamo fuori. Questa censura là. Mamma mia. Sai che questo contenuto va un po' a farsi. Cosa c'è? Sei fuori. Cosa si fa? Sono già fuori. Sono già 6 o 5? 5. E qua non devo più cadere. Adesso lo faccio tutto. No, ragazzi, è un circuito difficilissimo, non è? Non pensavo fosse così tosta. Perché non l'ho neanche provato, vi dico la verità. Sento le braccia già in pump. Continuiamo da qua, dai. Aspetta.
Sei. Siamo a 6 cadute, raga. Ragazzi, per chi fosse interessato alle mie schede generale, potete trovare sempre sotto il video link in descrizione. Troverete il manuale sulla planche, video corso sulla verticale, le 3 schede sul front lever, 3 schede sulla human flag. Se invece vuoi una scheda personalizzata, scrivimi direttamente sulla mia pagina Facebook, sempre sotto il video link in descrizione. Da lì non so se ce la farò neanche a salire. Sono arrivato fino a lì sopra, giusto? Parto da qua sopra direttamente. Fatemi shakerare. Cioè, vabbè che sono bravo in verticale, però non così bravo. Evidentemente la mia specialità è stare in isometria, ma fare le robe dinamiche tipo camminate sono un po' pessimo. Dai, riprendiamo da qua. Ok, oddio. Qua arriva il pezzo tosto. Io partirei da qua. Così, sì, dai. Sistemiamo. Oddio! Oddio! Mi sono visto la morte in faccia. Partiamo da qua. No, c'ho stra paura di salire. Da qua c'ho stra paura di salire, perché ho paura di non prendere la parallela. Facciamo il contrario. Magari da qua. No, c'ho stra paura. Fa paurissima. Mi sono sopravvalutato di brutto, raga. Parto da qua. Questo video è un po' cringe, raga, mi sa. No, da qua. Facciamo che sto pezzo lo balzo, perché sono un cagasotto. Arriviamo. Ok. E da qua. Mamma mia. Non me lo merito il recovery. Non me lo merito. Quanto è caduto fatto? Te lo sai, 10, 12, 20. Ragazzi, circuito impossibile da fare. Magari devo farlo in discesa. Magari in discesa ce la faccio. Picchiato al di là della salita, poi quel pezzo lì indietro. Torniamo pure lì. È stato quello che mi ha spaventato più di tutti. Soprattutto questo circuito qua. Questo pezzo qua è stato quello veramente più difficile. Poi mi stavo cagando un po' in mano. Fa un po' paura salire da qua. Più che altro questo è anche instabile. Se mancate deluso, anche arrabbiato. È una cosa che non mi aspettavo. Mi sono sopravvalutato. Vabbè, il contenuto ormai è stato fatto, perché ci ho messo tanto a costruire tutto questo castello. Siccome non voglio mandare al cesso tutto questo lavoro che ho fatto, metterò tutto questo fail nel contenuto. Anche se non è che mi piace molto, ditemi qui sotto nei commenti che cosa ve ne pare. Sceglierò magari la prossima volta un circuito un po' più umano. Che dire, se il video non vi è piaciuto lasciate il tasto like, commentate, seguitemi sui social. Torno a fare il mio allenamento solito. Ci vediamo alla prossima.